Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e sono appassionato di elettronica fai da te e domotica. Nel video di oggi vi mostro come ho realizzato un aspiratore per i fumi del saldatore a stagno. Infatti, se anche voi fate progetti di elettronica o con Arduino, ogni tanto vi capiterà di dover fare delle saldature a stagno. Io stesso utilizzo il saldatore praticamente per tutti i miei progetti, sia per montare i componenti su una scheda che per collegare tra loro dei cavi. Anche voi avrete notato che il saldatore produce del fumo, che sicuramente da respirare non è esattamente salutare. Quindi ho deciso di costruire un aspiratore per i fumi che vengono prodotti dal saldatore, che è anche in grado di filtrarli con un filtro a carboni attivi. Questo progetto è piuttosto semplice e abbastanza economico, e secondo me è anche molto utile. Iniziamo! Questo progetto è già stato realizzato da altri in tante varianti, ma tutte secondo me hanno un problema. Per aspirare i fumi di solito vengono usate delle ventole per PC, che però non sono abbastanza potenti. Questo fa sì che l'aspiratore debba stare molto vicino all'area in cui stiamo saldando, rendendolo scomodo da usare, e alla fine finiremo per non usarlo mai. Proprio per questo motivo, per il mio aspiratore ho comprato questa ventola, che anche se sembra una normale ventola per PC, è in realtà ben più potente, e credo che da questi test si veda chiaramente. Addirittura la prima volta che l'ho accesa ha iniziato a spostarsi e ha rischiato di cadere dal tavolo. Ovviamente il fatto che la ventola è molto potente significa anche che è più rumorosa di una ventola per PC. Quindi è una cosa che va tenuta in considerazione. La ventola funziona a 12 volt e avendo una potenza di 10 watt consuma circa 800 mAh. Per alimentarla ho recuperato da un vecchio router un alimentatore da 12 volt e 2 A, che mi sembra perfetto per questo progetto. Davanti alla ventola metterò un filtro per assorbire i fumi che sono prodotti dal saldatore. Dopo aver visto anche i progetti di altre persone, ho scelto un filtro a carboni attivi. Il filtro è pensato per essere messo in una cappa da cucina e arriva in un foglio spesso 6 mm, che si può tagliare a misura con delle forbici. Ora che abbiamo i vari componenti, possiamo realizzare l'aspiratore. In realtà l'idea è molto semplice. Serve una struttura per montare il filtro davanti alla ventola e una base per rialzare il tutto. Però se mi seguite da un po' sapete che a me piace curare molto l'estetica e il design dei miei progetti. Quindi ho dedicato un po' di tempo a disegnare su Fusion le varie parti con cui costruirò l'aspiratore. Ho stampato in 3D tutti i pezzi, usando del PLA nero e arancione. Intanto che la stampante stampa, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i file da stampare in 3D e i componenti di questo progetto. Il pezzo più grande è quello in cui verrà messa la ventola. Questo pezzo è venuto con qualche imperfezione, ma per fortuna è all'interno. Poi ho stampato la base, in cui verrà messo l'interruttore di accensione e il suo coperchio. Ho stampato anche le due griglie che serviranno per montare il filtro, un bordo e altri piccoli pezzi, tra cui due manopole. Prima di montare la ventola nel suo supporto, dobbiamo pensare al cavo elettrico che la collegherà alla base, in cui ci sarà l'interruttore di accensione. Avrei potuto lasciare i due cavi originali della ventola, ma da vedere mi sembravano un po' troppo sottili. Quindi li ho tagliati abbastanza corti e li ho saldati a un cavo audio per microfono, che è più spesso e quindi secondo me aggiunge qualcosa all'estetica finale. Ho protetto le saldature con della guaina termoretraibile e facendo un foro nella plastica sono riuscito a far stare il collegamento in un angolo della ventola. A questo punto ho preso il pezzo stampato in 3D in cui verrà messa la ventola.
All'interno ci sono due linguette per fissare la ventola, che hanno uno spazio esagonale in cui ho messo un dado M4. Prima di montare la ventola ho anche messo due bulloni M6 nei fori ai due lati. Questi bulloni ci permetteranno di regolare l'inclinazione dell'aspiratore e verranno bloccati dalla ventola una volta montata. Dopo aver fatto passare il cavo nel foro, ho inserito la ventola nel pezzo stampato in 3D, tenendo l'uscita dell'aria verso l'esterno. Con due viti M4 ho fissato la ventola alle due linguette del pezzo stampato in 3D. Ora che la ventola è montata, ho incollato sul retro dell'aspiratore un bordino stampato in 3D, anche questo soltanto per estetica. Sul lato da cui la ventola aspira l'aria dovremo montare il filtro. Per prima cosa ho messo degli inserti filettati M3 nei quattro fori, scaldandoli con il saldatore a stagno. Usando la griglia stampata in 3D come dima, ho tagliato un rettangolo dal filtro a carboni attivi. Ho messo il filtro nella griglia stampata in 3D che è attorno al bordo, e sopra ho messo l'altra griglia. In questo modo il filtro eviterà di essere risucchiato dalla ventola e starà ben fermo. Ho montato il filtro davanti all'aspiratore usando quattro viti M3 avvitate negli inserti filettati. Ora il blocco dell'aspiratore è finito e possiamo passare alla base. Nella base verrà messo l'interruttore di accensione e il connettore per collegare l'alimentatore. Anche in questo pezzo ho messo quattro inserti filettati M3 che userò per avvitare il coperchio. Poi ho fatto passare il cavo che viene dalla ventola in un foro sulla base. Nella base ho messo anche un interruttore che poi useremo per accendere la ventola. Per unire la base dell'aspiratore alla ventola userò due profili rettangolari di alluminio. In particolare ho usato un profilo da 20x10 mm, di cui ho tagliato due pezzi da 20 cm. In entrambi i pezzi ho fatto due fori da 6 mm. Ho fissato i due pezzi di alluminio ai due lati della base, con dei bulloni M6. Tra i due profili ho messo l'aspiratore, infilando i due bulloni che ha ai lati nei fori. Inoltre, tra il blocco dell'aspiratore e i profili di alluminio ho messo due rondelle stampate in 3D. Ora che lo abbiamo montato, l'aspiratore è libero di ruotare. Quindi ho stampato in 3D due manopole, in cui ho infilato un dado M6. Ho avvitato queste manopole ai due bulloni su cui l'aspiratore ruota. In questo modo, allentando le manopole, possiamo regolare l'inclinazione dell'aspiratore, che è una cosa secondo me molto utile. Invece, stringendo le due manopole, l'aspiratore viene bloccato in una posizione. A questo punto possiamo passare ai collegamenti elettrici. Per prima cosa ho spelato il cavo che dalla ventola entra nella base. Di fianco all'interruttore ho deciso di mettere anche un LED, perché su un qualcosa di elettronico un LED non può mai mancare. Ho scelto un LED blu e ho saldato una resistenza da 1 kΩ sul positivo, oltre che due cavi per alimentare il LED. Ho montato il LED in un foro che ho fatto nella base. Poi ho saldato il positivo della ventola insieme a quello del LED all'interruttore. All'altro pin dell'interruttore ho saldato un pezzo di cavo. Per collegare l'alimentatore userò questo connettore. Dopo aver trovato positivo e negativo sul connettore con il tester, al negativo ho collegato il negativo della ventola e quello del LED, mentre al positivo ho saldato il cavo che viene dall'interruttore. Ho montato il connettore sul retro della base, con della colla a caldo. Ora che i collegamenti elettrici sono finiti, ho chiuso la base con il suo coperchio, usando delle viti M3. Con queste viti ho fissato anche dei piedini, sempre stampati in 3D, per sollevare appena l'aspiratore dal tavolo. Ora mi rimaneva solo da collegare l'alimentatore,
e accendere l'aspiratore. Come immagino avrete sentito, l'aspiratore funziona e l'aria che sposta è tanta. Ho provato a fare delle saldature con l'aspiratore acceso e tutto il fumo viene aspirato, anche tenendo l'aspiratore a una certa distanza dal saldatore. Ovviamente, per quanto l'aspiratore filtri i fumi, almeno in parte, vi consiglio comunque di saldare sempre in un luogo ben areato, magari aprendo una finestra. E anche questo video finisce qui, e io spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Per i prossimi video ho in mente due progetti molto interessanti, quindi iscrivetevi per non perderveli. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video!